Mi trovate oggi un video, boh, non saprei neanche io come definirlo, in cui vi faccio vedere due o tre cose a mio avviso utili senza andare a spendere troppi soldi, sempre per riciclare quello che si ha in casa. Allora, partiamo da un'idea per fare una copertina Midori. Se non siete particolarmente convinte del sistema, se siete in attesa della vostra Midori, oppure se state cercando il materiale. Volete capire se più o meno questo tipo di, come dire, di agenda, chiamiamolo così, che poi è un taccuino, nasce come taccuino Midori, quindi al maschile, comunque noi lo decliniamo al femminile, cioè se questo tipo di agenda più o meno vi soddisfa, potete fare delle prove, potete utilizzare il cartoncino, il feltro, tanti altri materiali. Oppure se avete in casa questo tipo di copertine, in realtà di cartellette, vi faccio vedere di cosa si tratta. Sono queste che hanno i famosi buchi, praticamente da impilare i fogli, poi a seconda ovviamente dello spessore si richiudono e si fissano con questa, diciamo così, guida in metallo. Allora, questa plastica adesso io non so come fare a farvi capire, però ha una consistenza ottimale per fare la copertina. Infatti io vi faccio vedere che ne ho fatte da una cartelletta così, che sono cartellette ovviamente vecchie che usavo quando avevo le mie dispense. Io ho fatto due Midori, cioè da il retro, che è molto carino, adesso lasciate perdere che è sporco, eccetera, comunque. Si può benissimo fare la copertina e qui c'è una copertina Midori. L'eccesso io l'ho piegato e ne ho fatto una tasca. In pratica, adesso vi faccio vedere dritto. Ecco, praticamente così. Qui c'è l'inserto. Questa è la parte in pratica in retro e la parte eccedente l'ho piegata per avere una tasca e fissata con del washi tape. Ed è ottima. Ovviamente se andate a bucare, io in questo caso non ho bucato perché volevo tenerle anche come copertine per poi mettere all'interno di un Midori tradizionale. Io vi consiglio di bucare con un ago magari riscaldato in modo tale che fate un foro ben definito, oppure sempre col solito punteruolo. Non so dirvi se poi resiste, se si apre l'elastico o meno. In caso fissate prima col washi tape, andate a bucare, magari non l'esterno ma l'interno, andate a bucare e avete appunto la vostra copertina. Altrimenti, se volete semplicemente fare la copertina, non fate altro che fare la vostra copertina. Adesso io qua ho smussato gli angoli per far sì che l'elastico vada perfettamente. Poi prendete il vostro inserto, io in questo caso ne ho due, li ho attaccati due con l'elastico e poi prendete un elastico che va a metà di un inserto e non fate altro che andarlo a fissare nella copertina in questo modo. Lo andate poi a mettere nelle guide e avete la vostra simil Midori. Ecco, ovviamente qui avrete l'elastico in esterno, non avete il sistema, eccetera, però è un modo comunque per avere degli inserti insieme e per provare a vedere se questo sistema vi aiuta e per riciclare appunto queste. Vi ripeto, da questa copertina io ne ho ricavate due, quindi il retro della copertina ho fatto questa gialla e poi con la parte invece trasparente ho fatto quest'altra. Ovviamente qui c'è una copertina che ho fatto io e qui sempre il solito sistema della parte eccedente ripiegata fissata alla base con washi tape per formare una tasca. È un buon sistema, a me non dispiace, soprattutto per tenere quelli che sono inserti che mi servono giusto per prendere degli appunti volanti, eccetera. Quindi questo. Poi vi faccio vedere altre tipologie di plastiche. Queste qui sono delle plastiche che io tengo tutto, avevo quando ricoprivo i quadernoni. Sono molto grandi. Anche queste si potrebbero utilizzare per fare delle copertine o tutt'al più si possono utilizzare per fare altre cose. Ad esempio per i divisori.
i divisori da mettere all'interno degli inserti. Allora, per spiegarci, vi faccio vedere quest'ultima copertina qui, cioè quest'ultima cartelletta. Questa è un'altra tipologia di cartelletta che io avevo gialla oppure avevo grigia. E io con quella grigia ho fatto questo. Allora, in pratica, la parte in plastica colorata è questo grigio ed è diventata, adesso qui ho tagliato un pezzo, ed è diventato in un certo qual modo una copertina per Midori, o può diventare anche il Midori stesso, poi l'ho piegata per ricavare delle tasche. La parte invece di plastica, cosa si fa? Vendono alla Buffetti le tasche in plastica da applicare che sono adesive, però anziché andare a spendere dei soldi, oddio, non è che costino molto, però anziché andare a spendere dei soldi, vi basta prendere del nastro biadesivo, che i cinesi hanno due rotoli a 0,80 centesimi. E non fate altro che ritagliare la plastica trasparente, che può essere questa di una cartelletta, oppure questi fogli lucidi di credo acetato che utilizzano per rilegare le fotocopie, e lo sagomate, lo ritagliate, e poi, come ho fatto io qui, credo che si veda, speriamo che si veda, ho messo il biadesivo alla base. E poi ho attaccato la plastica e quindi ho ricavato la mia tasca. Ne ho ricavate parecchie. Qui ho queste. Ho fissato ovviamente il biadesivo qui e qui. L'ho fatto anche qui, sempre fissando qui e qui. Quindi avete una tasca dove potete mettere le vostre cose, o ancora qui un'altra tasca grande fissando il biadesivo qui e qui. Ci sono alcune persone che utilizzano queste plastiche, queste ad esempio poi le forano per le agende Filofax, si possono benissimo anche ritagliare e appunto utilizzando il biadesivo andare ad attaccare nelle copertine, molti li attaccano proprio sulla copertina all'interno, a me non piace molto attaccare sul materiale, mi piace tenerlo grezzo così anche perché poi posso pulirlo eventualmente. Però se a voi è comodo, se vi piace, potete benissimo utilizzare questa tipologia di plastiche in questo modo. Oppure potete farle colorate. È una plastica questa per ricoprire i quadernoni, magari un pochino più morbida, che si presta forse di più rispetto a un foglio di acetato a essere una tasca più cedevole per mettere dentro diverso contenuto. Oppure vi faccio vedere un esempio di utilizzo del foglio, questo qua delle famose dispense, quindi di acetato. Io ad esempio l'ho messo qui, cioè l'ho piegato e l'ho messo all'interno. Adesso vi faccio vedere tirandolo fuori. Aspettate perché magari staccare la penna, dopo alla fine si fanno i mega incastri. In pratica l'ho sagomato, ovviamente, o meglio, l'ho ritagliato a delle dimensioni che servivano. Poi l'ho piegato in due, ho smussato leggermente gli angoli in modo tale da avere questo gioco. Non so se si vede, spero di sì, in modo tale che l'elastico entri. E poi sono ottime queste per mettere i post-it. Allora, potete usarlo esternamente. C'è una ragazza sul gruppo Facebook che tra l'altro lo utilizza internamente, cioè lei ha la sua agenda settimanale, lo mette internamente, quindi lo sposta di volta in volta, di settimana in settimana con un elastico, ovviamente mette un elastico in modo tale da tenerlo fisso. E ci attacca su dei post-it per ricordarsi, per esempio, le cose da fare, gli appuntamenti, alcune note, eccetera. Quindi quando poi passa la settimana, vediamo se riesco perché a parole non sempre sono molto chiara. Ecco, in pratica prende un elastico, prende il suo inserto e lo fissa in questo modo. E quindi voi avete
il vostro foglio con i post-it all'interno. Poi, cambiando la settimana, non fate altro che togliere l'elastico, girare la pagina, fare così e rimetterlo in questo modo. E quindi avete nuovamente, diciamo così, una sorta di lavagnetta che vi può servire appunto per i post-it e le note veloci. Questo è un altro modo di utilizzo. Poi ci sono le famose bustine. Allora, le famose bustine sono solitamente queste, che vengono vendute proprio per Midori, cioè avete, vediamo un po', questa chiusura fatta a cerniera per ovviamente bustina. Queste le trovate, ad esempio, se comprate delle spugne, dei pennelli, cose solitamente per il beauty, credo. Io queste penso che fossero delle spugnette da trucco, quindi ho tenuto la bustina. Ci metto dentro delle cartine. Oppure, perché adesso questo è un formato un po' strano, cioè anche piegarla diventerebbe piccolina all'interno, quindi non mi piace molto, la lascio sfusa così per metterci dentro dei bigliettini. Ci sono poi di diverse dimensioni, ad esempio ce n'è un'altra e potete trovare anche di questo tipo, fatte in questo modo, sempre di plastica. Guardate sempre non so, all'acqua sapone o comunque nel reparto dei supermercati dove vendono spugne e prodotti di igiene. Ad esempio questo qui era un kit che davano della linea di muschio bianco di questa Alissa, un kit viaggio. Quindi volendo uno può benissimo aprirlo, togliere i divisori e utilizzarlo, tagliarlo e magari tenerlo come busta da mettere dentro al Midori in questo modo. Comunque, insomma, adesso io questo qui lo tengo come kit viaggio perché mi è comodo, però ci sono anche delle buste. Non so se qualcuno di voi va all'IKEA o comunque va al Brico. Queste buste voi le trovate, ad esempio, per metterci dentro del materiale tipo chiodi o qualsiasi altra cosa che acquistate. Ad esempio al Brico, oppure appunto se montate dei mobili all'IKEA avete dentro tutti i pezzi all'interno di queste buste. Ecco, non buttatele via, tenetele perché secondo me sono ottime. Ad esempio io qui l'ho messa all'interno di questa, come vedete è una busta molto lunga, adesso non so se si riesce a vedere. Io qui l'ho aperta e poi l'ho bordata con il washi tape sull'inesterno. E la tengo chiusa in questo modo, così, quindi si chiude e si apre con una certa facilità. La tengo chiusa appunto perché potrebbe contenere dell'altro, cioè mi sto perdendo. Allora, voi avete la vostra busta, ok? Bene, la inserite sotto ad un inserto, tipo in questo modo. Quindi lo fate passare così, fate passare dall'altra parte, non so se si riesce a vedere. Calcolate circa le misure, quindi tanto così e tanto di qui, e poi in pratica l'inserto funge da separatore, o altrimenti potete sempre chiuderla con del washi tape. Comunque io la tengo aperta e faccio sì che il mio inserto funga da separatore. Quindi voi avrete una bustina molto comoda per metterci dentro dei fogliettini, degli adesivi, dei post-it o appunto dei washi tape. E dall'altra parte avete un'altra tasca che potete tenere in questo modo, cioè aprire e inserire, oppure potete tagliare e quindi avrete, senza questo ovviamente, avrete un'altra bustina così, che rimane però aperta. In caso potete chiuderla con una graffettina, non so, insomma, a voi la fantasia. A me è più comoda così, in modo tale che sono sicura che non perdo nulla. Ci sono di diverse dimensioni, ci sono così piccole oppure ci sono anche grandi, e infatti quella grande adesso io l'ho già tirata fuori, però io la utilizzo ad esempio per il formato regolare.
Questa è il formato regolare, il sistema è sempre lo stesso, è ovviamente molto lunga, non faccio altro che farla passare, adesso facciamo qui così è più rapido, tra un inserto e l'altro, cioè al di sotto del mio inserto, la faccio passare sotto, quindi è bloccato dall'inserto, quindi voi avete la vostra bustina che si apre e si chiude con facilità. E dall'altra parte la potete ripiegare o tenete aperta sempre con il concetto del washi tape o di una graffettina o di una pinzetta, insomma tutto quello che vi piace di più. Oppure se volete semplicemente una busta non fate altro che tagliarla alla misura giusta, ovviamente chiuderla con del washi tape e poi applicarla sempre con del washi tape alla vostra custodia dell'inserto, all'inserto stesso, in modo tale che voi abbiate la vostra bustina. Ecco, queste fondamentalmente sono un po' di boh, idee, chiamiamole così, che io sfrutto per associare quello che è il riciclo a qualcosa di utile. Queste bustine qui le vendono anche i cinesi, ad esempio, per metterci dentro diverse cose, ci sono diverse taglie, o le trovate anche nei negozi di brico, insomma, io preferisco molto di più questa chiusura piuttosto che questa, ad esempio, perché questo qui è spesso e dopo mi fa da intralcio, però poi ognuno va a gusto personale. Poi vi faccio vedere, visto che ci sono altre idee a riciclo. Questo qui è un pezzo di plastica che conteneva degli elastici. Era già sagomato in questo modo. Allora io cosa ho pensato di fare? Ho pensato di mettere nella parte superiore e inferiore due washi tape colorati e la parte invece in plastica usarla semplicemente per avvolgere dei washi tape che posso utilizzare ovviamente tagliandoli di volta in volta. Non so se avete presente, vediamo se c'è qui, eccolo qua, i famosi segnapagina. Adesso per le midori originali sono in ottone, li cercate su internet, li trovate, però in caso io ho pensato di fare così, cioè io prendo la mia pagina, non so, sto scrivendo il diario, fisso qui. E ho in pratica il mio indicatore di pagina colorato che posso mettere o blu a pois, oppure un altro giorno posso metterlo, non so, di colore rosso. In pratica ho un indicatore di pagina e la cosa interessante è che mi indica sì la pagina, è sufficientemente fermo e in più posso utilizzarlo anche per metterci dei washi tape. E quindi insomma, diciamo così che ne ho due utilizzi in un sol colpo. Ecco, questo qui è l'altro perché avevo preso due confezioni di elastici. Questo è l'altro, ho fatto la stessa cosa sempre con i washi tape per avere sempre appunto degli indicatori di pagina. L'altro metodo, se vi avanza del pellame, è quello sempre insegnato dalla credo signora australiana. È quello di modello ferma portapenne, è quello di utilizzare appunto un pezzo di pellame, inserirci, fare un taglio ovviamente, inserirci la clip e praticamente andate a fissarla dove volete e sicuramente è molto più fermo, poi in caso potete anche incidere o appiccicare qualcosa, non so, to do oppure today, eccetera, e avete il vostro indicatore di pagina. Io avevo un pezzettino dello stesso cuoio, non ho voluto buttarlo via, quindi ho fatto in questo modo. Credo di aver detto fondamentalmente tutto relativamente alle plastiche, almeno quello che sto usando fino ad ora. Bene, baci, dolcissimi Etta.